Perfetto, la scelta di fare ristorazione on the road. Allora, Loris Guy ci porta nel Lazio, in provincia di Frosinone, e ci racconta la storia di una passione. Diciamo un bel po' di anni fa mi occupavo di finanza, ero un consulente finanziario. Poi ho iniziato così un po' per gioco a mettere le mani negli impasti. Ho iniziato a fare pizza a casa per gli amici, ho visto che andava benissimo e così questa cosa mi ha portato un po' ad andare oltre. La storia di Luciano comincia così, quasi per caso. Una storia che ben presto supera la dimensione casalinga. Quando fa la pizza per gli amici, gli basta mettere qualche foto sui social e accade qualcosa di inatteso. Mi chiamavano le persone chiedendomi ma dove hai aperto questa pizzeria? E io dicevo... Pizzeria che non c'era. Pizzeria che non c'era, ovviamente, perché era casa mia. Ho deciso allora di comprare il mezzo e tutto quanto? Ho deciso di comprare il mezzo questo qualche anno fa, proprio perché ero un po' appassionato da quello che era lo street food, no? Quindi andare praticamente tra la gente, portare mente il tuo prodotto. Luciano ha le idee molto chiare e non vuole essere uno dei tanti. Noi abbiamo fatto praticamente una scelta un po' fuori dal comune, cioè di differenziarci da quello che è il classico mezzo quinti track. Abbiamo fatto veramente questo trailer, questo non è nient'altro che un box a cavalli che è stato convertito in street food. Anche sul prodotto la pizza c'è una consapevolezza chiara. Tantissimi anni fa c'era la pizza piaceva a tutti, però oggi praticamente si guarda molto per la qualità del prodotto, cosa metti su, da dove viene il peperone piuttosto che il fior di latte. Si può dire che non basta più fare la pizza, bisogna fare in un certo modo. Assolutamente, per me è un migliorare veramente giorno per giorno. Ogni fine evento io vado praticamente su un tavolo per tavolo e vado a chiedere praticamente com'è stata praticamente la serata, com'è stata la pizza. Luciano dal lunedì al venerdì continua ad avere un altro lavoro, anche se non fa più il promotore finanziario. Io oggi mi lavoro praticamente in una ditta di elettronica che si trova praticamente a Frosinone, quindi sono un tecnico commerciale del banco. Sabato e la domenica? Sabato e la domenica vado praticamente con la mia passione. Una passione che impegna...